Benvenuti sul mio canale YouTube, benvenuti nel mio allevamento. E per chi mi sta seguendo ora e non mi conosce, io mi chiamo Alessandro Passaro e allevo Riccia di Fiorino e questo è il mio allevamento. Oggi vi parlerò un po' della situazione attuale all'interno del mio allevamento. Allora, prima di tutto ho dovuto separare alcuni maschietti, perché da come si può sentire non possono stare più insieme, perché si sono un po' diciamo sovraccaricati, quindi non possono stare più insieme perché litigano, perché si strappano le piume, perché non stanno tranquilli, e quindi diciamo quando vediamo questa situazione di comunque che non stanno tranquilli e che comunque litigano comunque tutta la giornata, è buono separarli. Quindi ho separato tutti i maschi, ho separato diciamo alcune coppie già le ho formate, ovvero quelle che ho acquistato alle varie mostre. Quindi va bene, ho separato i maschietti, scusatemi. Ho separato i maschietti. Alcune coppie che sono formate sono quelle che ho acquistato durante le mostre. E nulla. Io vorrei portarli più avanti a fare nidi. Però non so se ci riesco, sono sincero, perché sono belli carichi. Anche perché comunque io gli sto somministrando alcune cose per stimolarli sempre di più alla riproduzione. Quindi, come ad esempio i semi germinati con il bastoncino secco per assorbire l'umidità. Gli sto dando il couscous, uovo sodo e piselli e bastoncino secco. Glielo sto dando 2-3 volte a settimana. Dopodiché, quando avranno i pulli, glielo somministro tutti i giorni. Un giorno bastoncino secco con semi germinati e il giorno dopo con couscous, uovo sodo, piselli e bastoncino secco. Poi come semi in aggiunta gli do semi di chia e semi di camelina e semi d'avena, che sono un buon rapporto proteico in più, sono proteine in più in pratica. E poi gli do la classica, la miscela semi della C4 della Picco. Poi gli do peperoncino per un apporto di vitamine in più, con tarassaco e portulaca e centocchio. E nulla, nell'acqua non so somministro nulla. Osso di seppia, ovviamente, somministro sali minerali. E ogni tanto il dritta. Questo è, ragazzi. Quindi questo video è anche per farvi capire che se per esempio una
quando avete i canarini in una voliera, ad esempio, che ne so, sono a riposo o che sono in muta o che comunque non è il periodo della riproduzione, oppure una classica coppia che mettete insieme, cioè due canarini che mettete insieme, maschio e femmina. Se vedete che comunque iniziano a bisticciare o a tirarsi le piume o a essere agitati, se fanno queste cose è meglio separarli, non tenerli insieme, perché si possono legare, cioè si possono fare del male, quindi è meglio separarli. Poi io allevo all'esterno, quindi diciamo questo discorso lo faccio anche perché comunque non posso accoppiare già da ora perché per me cioè, allevando all'esterno è un po' presto, quindi devo, diciamo, per forza maggiore aspettare un pochettino in più e portarli un po' più avanti nella riproduzione, se ci riesco, se non ci riesco pazienza. metterò i nidi e tutto quanto. E questo è quanto. Quindi diciamo che se vedete quei canarini che litigano e stirano le piume, bisticciano e quant'altro, separateli. Altrimenti possono stare benissimamente insieme. Perché per chi mi ha seguito sa io come allevo. E per chi non mi segue e mi sta seguendo ora, io cerco di tenere la coppia insieme già da prima che si costruisce il nido la femmina, proprio per farli affiatare, per farli conoscere bene. Se la coppia non litiga e comunque non si tirano le piume, non si fanno del male, allora e invece si passano il cibo. Non litigano, allora io li tengo insieme. Ma se litigano e si strappano le piume, io li separo e cambio coppia. Per il momento tutto procede bene, nessuna coppia, diciamo, anche di quelle che ho acquistato, litiga. Anzi, passa il cibo, sono tranquilli. Qualche scaramuccia ci può stare, però giusto perché magari. Che ne so, ecco, per esempio nel mio caso non ho due linguette che contengono lo stesso mangime, cosa che comunque provvederò subito per non farli bisticciare inutilmente. Però per il resto vanno tutti d'accordo, tutti tranquilli. Io uso fare, come dei grandissimi allevatori, separare prima i maschi e dopo una settimana all'incirca più o meno metterò le femmine. Dopodiché questa coppia resterà insieme fino a che non vedrò che la femmina vorrà farsi il nido, ovvero cercherà di tirare un pochettino le piume al maschietto oppure si prenderà la carta dal fondo se riesce, nel mio caso non ci riesce, quindi la vedo un pochettino agitata, va avanti e indietro, risponde al richiamo e comunque cercherà di girare un po' la coda al maschietto a se stessa. Quindi vedete un po' questi sintomi, un po' questi atteggiamenti più che altro. Se fa queste cose allora vuol dire che la femmina è pronta e quindi è propensa a fare il nido. E così possiamo inserire il nido. Io uso fare mettere un po', diciamo, vabbè, sono un po' smontati, quindi non vi riesco a farveli vedere. Aspettate qua. Io uso fare mettere due nidi, sia questo qua per esterno e sia quello interno che ho qua. Un attimo solo, ecco qua. Io ho questi due nidi, quindi uno lo metto interno e uno lo metto esterno e faccio decidere alla canarina in modo tale da non causare, diciamo, abbandono del nido e tutte queste cose che magari la femmina poi la notte non cova, perché ci può stare. Ci sono alcune canarine che purtroppo fanno così perché magari non gli piace la posizione del nido, perché magari non è messo nel posto giusto e quindi io metto due nidi, interno e esterno. Perché magari non vuole farsi nido all'interno, vuole stare esterno, cioè vuole essere un po' più coperta, perché poi quelli esterni, vedete, sono un po' più coperti.
E quindi magari gli metto questo, quindi faccio decidere a loro. Poi, mano a mano che andiamo avanti, ti faccio vedere, vi aggiorno di tutte le cose che succedono all'interno del mio allevamento. Spero di aver detto tutto. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi, diciamo, curiosità, informazioni, commentatemelo giù nei commenti. Io vi risponderò il prima possibile. Mi fa solo che piacere, e quindi questo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentatemelo sempre giù nei commenti. Se vi piace ciò che faccio, iscrivetevi al mio canale e attivando la campanella, così vi arriverà una notifica che ho posto i video, così non vi perdete nessun video. E questo è quanto, ragazzi. Vi auguro un buon inizio di settimana e al prossimo video. Arrivederci.
Ed è morto. Madonna.